tutti in questo video. Oggi torniamo a parlare di ciclocross, perché dopo le prime due prove americane vinte da Eddie Izebeth e da Quinten Hermans, si è corsa ancora una prova in America a Iowa City e poi siamo ritornati in Europa. E andiamo subito a vedere intanto cosa è successo ad Iowa City e poi andiamo a vedere cosa è successo in tutte le gare europee che si sono corse fino adesso. Dopo le prime due gare, i corridori che sono sembrati più in forma sono stati Eddie Izebeth, campione europeo, e Quinten Hermans. Hermans parte molto bene assieme a Van Turenhout della Paulshausen, ma non c'è niente da fare perché Hermans purtroppo cade come aveva già fatto nella prima prova di Coppa del Mondo, quando era in testa, è scivolato nella strada, commette un bruttissimo errore cadendo negli ostacoli. Errore che sicuramente è stato dettato dalla poca lucidità che aveva nel seguire Izebeth, che poi è andato a vincere la gara davanti a Lars van der Aar e a Michael van Turenhout, il suo compagno di squadra. Stata anche qua una bella gara battagliata, ma Elisabeth aveva quel qualcosa in più. Tornati in Europa la settimana dopo, ritroviamo tutti i corridori della Coppa del Mondo che sono andati in America, con qualche corridore in più, perché ritorna Laurens Vec, corridore compagno di squadra di Izebeth alla Paulshausen, che era andato a Maiorca a definire la preparazione, e troviamo anche altri corridori che non avevano fatto la trasferta americana. La prima gara che si è corsa il sabato a Randevode, il sabato, il giorno prima della Coppa del Mondo, abbiamo visto partire molto bene Van den Bosch, sempre della Paulshausen, la squadra di Izebeth Van Turenhout, un percorso molto bello. Si vede un percorso belga con qualche contropendenza, bella tecnica, dove facevano fatica a stare in piedi. Il percorso che aveva fango perché pochi giorni prima aveva piovuto. Quindi rivediamo il ciclocross, quello che ci piace. Hermans segue Van den Bosch nei primi giri, intanto Izebeth è appena più indietro. E anche qua vediamo dominare Eli Izebeth. La domenica si è corso a Zonhoven, percorso molto bello, conosciuto per questa discesa di sabbia che sembra molto pendente e molto tecnica perché è difficile stare in piedi. Abbiamo visto negli anni molte cadute in questa discesa, abbiamo visto Van der Poel giocarsi un jolly in questa discesa, e oltre a questa il percorso è classico percorso belga con tanta sabbia, un percorso completo. Anche qui gara molto combattuta, i protagonisti sono anche qua sempre gli stessi, quindi Eli Izebeth, Michael Van Turenhout e Laurens Vec per la Paulshausen, Quinten Hermans per la Tormans e Ton Aerts e Lars van der Aar per la Bolloise Trek. Gara anche qua molto combattuta, abbiamo visto Eli Izebeth a battagliarsela davanti, lui che è praticamente arrivato come favorito in questa gara, siccome aveva vinto il sabato e aveva già vinto altre due prove di Coppa del Mondo in America. Ma a vincere invece è stato Ton Aerts, altro corridore molto forte che abbiamo già nominato un bel po' di volte. L'ultimo giro è riuscito a andarsene in solitaria e dietro di lui è arrivato proprio il suo compagno di squadra, così da mettere nel sacco la Paulshausen, la squadra di Izebeth, Lars van der Aar, davanti proprio a Izebeth, che coglie un buon terzo posto comunque, e ai suoi compagni di squadra. Invece, domenica scorsa c'è stata la prova a Overijse, percorso molto bello, molto tecnico, con il fango, percorso che è uscito fuori veramente molto tecnico. C'erano all'interno due tratti di pavé e i protagonisti sono stati anche qua praticamente gli stessi. La gara è partita e il primo giro l'ha fatto a tutta davanti Sauter, corridore che non abbiamo ancora nominato in questa stagione. Corridore che si gioca molto spesso le top 10 e lo troviamo lì davanti, parte molto forte e lo segue Quinten Hermans. Peccato che poi il gruppo davanti, come in ogni gara, si seleziona e rimangono davanti i più forti. Già dal secondo giro rimangono davanti Izebeth, Hermans e Van Turenhout. Anche qua però Hermans si gioca un jolly e in discesa va giù. Anche qua, come ad Iowa City,
A seguire, Isebeat gli è mancata un po' di lucidità. Lucidità che poi abbiamo visto durante la gara mancare ancora perché si è giocato altri jolly e è sprofondato in quinta posizione. Intanto davanti se la stavano giocando Isebeat e Vanthoorenert che erano rimasti davanti. Nel gruppetto di testa si aggiunge anche Tonaerts vincitore a Zonoven quando all'ultimo giro rimangono tutti e tre lì davanti. E in uno strappetto Isebeat lo prende in testa, strappetto molto duro che la maggior parte delle volte lo facevano a piedi e solo i più forti riuscirono ad andare su in bici. Di astuzia Isebeat a fine di questo strappetto mette giù il piede apposta e quindi Aerts e Vanthoorenert sono costretti a mettere giù il piede e a perdere qualche metro prezioso. Nel percorso c'era comunque un pezzo da fare a piedi, sicuramente Isebeat lo temeva e ha preferito prenderlo in testa, ma comunque era quello che ne aveva di più in questo gruppetto e poi è andato a vincere davanti al compagno di squadra Vanthoorenert e a Tonaerts. Prove di Coppa del Mondo e di Super Prestige che sono molto combattute per adesso, i corridori sono tutti all'incirca allo stesso livello, ma tra un mese, all'incirca a dicembre, ritorneranno a correre i tre corridori più forti di questa specialità. Quindi il campione del mondo, Mathieu van der Poel, l'eterno secondo, Wout van Aert, e il campione olimpico di cross country, Tom Pidcock. Quando arriveranno loro, secondo me, sarà veramente da divertirsi. E purtroppo per i corridori che stiamo vedendo vincere adesso, sarà molto dura, almeno in tutti gli anni passati è stata così. Quindi dobbiamo aspettarci che anche quest'anno succederà la stessa cosa. Ma non è finita qui con le gare di questa settimana perché si è corso anche il Koppenberg Cross, gara molto scenografica perché appena partiti devono affrontare il Koppenberg. Se non conoscete il Koppenberg, direi veramente molto male perché è uno dei muri simbolo del Giro delle Fiandre. E vi metto qualche clip per farvi vedere di cosa sto parlando. Appena partiti, quindi partono, si fanno il Koppenberg, fanno comunque un giro molto tecnico, molto ciclocrossistico belga, e anche qua abbiamo sempre gli stessi corridori lì davanti, quindi Isebeat, Schwenk, Aert, Vanthoorenert, Lars van der Haar, ma con la differenza che già dal secondo giro erano molto selezionati. Dal secondo giro rimangono davanti Isebeat e Aerts. Isebeat corridore comunque, come vi ho detto prima, di statura bassa, quindi anche con un peso molto basso rispetto a Tonaerts, nel Koppenberg aumenta, cerca di fare la sua andatura e già qua iniziamo a vedere un Tonaerts un po' faticato. Difatti già dal giro dopo rimane da solo davanti Eli Isebeat. Gara del Koppenberg che è molto scenografica per noi che la guardiamo, ma per loro è veramente molto dura perché in tutte le categorie ed ogni anno succede così che quando i corridori tagliano il traguardo li vediamo morti, poche parole, dopo l'arrivo. E è successo ovviamente anche sto anno, ma succedeva anche gli anni scorsi quando la percorreva Mathieu van der Poel quando la percorreva Wout van Aert che arrivati a fine gara la stanchezza si faceva sentire anche per loro e appena tagliavano la riga del traguardo li trovavamo a terra e comunque a vincere quest'anno è stato ancora una volta Eli Isebeat davanti a Tonaerts. Eli Isebeat che lo vediamo con una grande forma e sicuramente questa domenica andrà a difendere la maglia di campione europeo che sta portando in questa stagione. Per poi andare a difendere tutti i punti che ha guadagnato in Coppa del Mondo quando arriveranno i tre fenomeni che vi ho già citato prima. E spero che questo video sul ciclocross vi sia piaciuto. Se volete continuare a vedere questi video, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e accendete la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Spero che vi possa far piacere che vi porto un contenuto di questo genere all'interno di questo canale. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.